Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di giochi sconosciuti. In particolare siamo su un gioco che mi è stato consigliato da un utente sulla pagina Facebook, di cui al momento mi sfugge il nome. Si chiama Nitronic Rush. È un gioco molto figo che ho voluto provare. Si scarica ovviamente gratuitamente dal link in descrizione, che potete anche andare a guardare. E praticamente è tipo un gioco di macchine totalmente fatto con i bordi tipo laser, ed è molto adrenalinico e devo dire che mi piace un sacco. Ho fatto qualche gara ed è davvero molto figo, come potete vedere anche dalla grafica. Mi piace davvero un sacco questo videogioco. In sostanza è una figata di gioco tutto qui. Abbiamo questa macchina, dobbiamo correre per i vari livelli. Con quest'auto possiamo saltare, possiamo fare le acrobazie del Gesù. Adesso vi faccio vedere, ok, facciamo l'acrobazia e sono morto. Non ve la faccio vedere più l'acrobazia. Comunque, questo videogioco è appunto un gioco molto adrenalinico, molto figo, che onestamente non conoscevo. Ho cercato anche su YouTube e non si vedono moltissimi video. Devo ammettere che comunque si merita un attimino di essere giocato, perché appunto merita un sacco. Poi è molto adrenalinico, devo dire che mi piace davvero un sacco. Per esempio abbiamo il NOS, che se lo teniamo troppo premuto rischiamo che la macchina ci esploda, perché è come giusto che sia. Oltre a questo possiamo volare. Se premiamo questo tasto, come vedete io sto volando, però ovviamente sempre se volevo troppo esplode come non mai. Adesso abbiamo questa storia, quindi ci sono svariate gare, quindi andiamo a fare questa gara un attimino adesso. E poi abbiamo anche, se non sbaglio, una modalità online, che però non è effettivamente online, ma tipo ci scarica il fantasma o il ghost, e noi possiamo andare appunto a battere il record di quel determinato giocatore che appunto ha condiviso online il ghost. Deeper into the Void. Facciamo anche questa. Ed è figa. Ogni gara ovviamente è più difficile, più articolato. Ogni pista. Okay. Ogni pista ha delle caratteristiche diverse. È sempre più difficile. Come vedete qui stavo per scoppiare. Checkpoint. Devo ammettere che mi piace. Voi che ne pensate? Votate con un mi piace, un commento, un like, un po' quello che cazzo volete. Ok, qui adesso devo saltare. Adesso iniziano le piste bestemmiose, perché tipo bisogna saltare. Quindi uno mentre è in velocità deve stare attento a dire. Ecco, poi spuntano anche sti cazzo di ostacoli che tipo ti fanno dire what the fuck sta succedendo sulla pista. Ed è appunto, madonna, ok, ed è appunto molto difficile, perché poi diventa il tutto molto adrenalinico e molto molto figo. Mettere che mi piace un sacco questo gioco, mi sa che lo giocherò come Cristo comanda. Ok, ce la farò mai? Madonna il forte. Non posso volare, ok, sto volando, oh signore. Ah! Ok, vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, bisogna salire. Poi, un'altra cosa, in sto gioco non c'è gravità. Cioè, non esiste la gravità, ovviamente, essendo un gioco molto strano, è normale che non ci sia gravità. Perché se tipo io salgo la pista, cioè se mi metto sotto sopra, la macchina resta appiccicata in quel punto. Ok, vediamo se ci riesco. Ottimo. Ok, adesso devo saltare. Salta. Ok, salta. Ok, salta. Oddio, che è sta roba? Questa pista io non le ho mai fatte, quindi a me sono nuove, come sono nuove anche a voi, probabilmente, se avete giocato questo gioco. Ok, è finita anche questa, ottimo, ma non ragazzi. Other Gar, oddio, quasi salta tutto. Vediamo, uno, due, ok, tre, ottimo. Intanto sto giocando con il controller dell'Xbox, perché appunto, quando si apre il gioco, visto? È bestemmioso al massimo. Sto giocando col gioco col controllo dell'Xbox, perché appunto quando avviamo il gioco, oddio, il treno, il tram, no, che figata. Il gioco stesso ci dice di utilizzare le cuffie appunto per avere la massima immersione nel gioco, e di utilizzare appunto il controller, perché così è anche più facile da giocare, e ovviamente quello Xbox viene totalmente riconosciuto. Ok, che è sta roba? Madonna, perché uno quando gioca gli viene di mettersi così tutto strano. Oh, what the fuck. Non so se queste cose si spaccano oppure se le tocco mi distruggo. Onestamente non voglio provare. Ok, dai, facciamo così direttamente. Facciamo così, ok. Non scoppiare. Madonna, che sono quelle cose? Madonna. Ah. Sì, ce l'ho fatta. Dove cazzo sto andando? Non morire. Sì. Oh, checkpoint, ok, GG. Adesso posso anche morire, infatti, in cazzo. Madonna, che pista difficile. Madonna, che pista difficile. Ficchiamoci qua dentro. Frena. No. Si ribalta, non si distrugge, però se sbatte al muro si disintegra, però se si ribalta no. Ok, continuiamo qui, voliamo. Ok, vediamo se mi posso appoggiare a terra. Mamma mia, come sono atterrato. Un forte, cazzo. Oh, azzo. Ok, madonna quanto.
bisogna essere così nella vita, forti. Ok, 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 è stata questa una cosa abbastanza, una reazione tempestiva di... Oh, ok, è finita, è finita. Pista fantastica, mi è piaciuta un sacco questa pista. Pista veramente fantastica. The Sentinel is watching, questa si chiama. Vediamo. Salto. E a posto di mettere il boost, salto. Adesso però facciamo un'acrobazia. Do a barrel roll, achievement unlocked. Facciamo questo, facciamo un front flip, si può fare? Sì, l'ho fatto, ma però me ne sto andando all'interno della scheda madre, perché come vedete lì sotto c'erano i contatti scheda madrosi. Ok, proviamo a farlo adesso. Boom! Oh! That backflip, signori! Che vediamo qui cosa riusciamo a fare. Niente, perché non c'è spazio, che bisogna saltare qui. What the fuck? Ok, zoom, zoom, sì. Boost. E poi una cosa figa, che non hai bisogno di frenare. Ah! 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 Ok. Oddio, è laser! Madonna! Stavo per scoppiare, madonna! Cioè, avete visto che tipo facevo così per evitare gli oggetti? Cioè, questo coso, giocarlo con l'Oculus Rift diventa una malattia. Cazzo, mi devo prendere sto fottuto Oculus Rift e farci i fottuti video. Cioè, veramente, provare questo gioco con l'Oculus Rift, uno esce pazzo, diventa veramente cretino. Oh! Sto per scoppiare il veicolo. Facciamo così, voliamo un attimino. Oh, ok. Oh, che bello volare. Atterraggio perfetto. Qui ci sono i laser che se li tocco probabilmente mi tagliano in due. Ma... Signori, 1262 punti. It's fantastic. Oddio, che sono queste cose? Le stalattiti che spuntano da terra, no? Dal cielo. Ah! Al pelo, al pelo. Oddio, cos'è quei palazzini? Che sono fighi. What the fuck? No, che figata. Ah! Ah! Ce l'ho fatta! Madonna! Cazzo! Vaffanculo! Madonna, impressionante sto gioco. Fottutamente impressionante. Provatelo, perché comunque... Questi sono livelli che non ho mai fatto. Minchia, sono davvero fantastici. Avevo fatto i primi, che era una cazzata. Minchia, man mano che si avanza, diventano molto più scenografici. Credo passare probabilmente da qui. Intanto lo sto decidendo io di volare, eh. Sta facendo tutto il gioco. Io non ho fatto niente. Io sto solo indirizzando sto coso dentro. Che è finita anche questa gara. Planiamo, atterriamo. Atterriamo. Che atterraggio da mano. Ah, lì, anche questa è fatta. Madonna, signori. Madonna, che figo. Ne facciamo un'altra, perché voglio vedere com'è, e dopo vi saluto e non vi spererò più niente, perché dovete provare questo gioco. Vediamo cosa ci ha in serbo questo livello. Vediamo cosa ci nasconde. Dove cazzo passo io? Aha, da qui. Ok, ottimale come cosa. Adesso devo fare sta cosa figa. Ah, ah, che figata. Madonna, oddio, che è sta cosa? Madonna, il trita macchina, no? Il trita carne. Oh, che figata questo fottissimo gioco. Volare, volare, sì. Oh, oh, madonna che fissa. Madonna che figata sto cazzo di gioco. Oh, oh, vi consiglio ragazzi di provarlo, perché è tantissima roba. È tanta ma tanta roba. Oh, oddio, sono passato attraverso il laser. Ma quanto sono forte! Mi sta scoppiando la macchina. Ok, non più. Ok, ok, andiamo. Madonna, madonna che figata. Oh, 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 oh. Madonna, non l'ho preso manco uno. Ma quanto... Madonna. Salta. Ok, questi cosi evitali. Giapite! Oh, fantastico. Ok, è finito. Cos'è questo coso? Si sta creando la strada sotto di me! What the fuck! No, ne faccio un altro! Ne faccio un altro, faccio questo e vi giuro che è l'ultimo! End to a violent earth! Madonna! Madonna, proprio ti immerge totalmente questo gioco! Poi grazie anche alle soundtrack, comunque sta grafica fighissima è veramente tanta roba! Grande chi me l'ha consigliato, veramente sei un fottutissimo grande! Vediamo qui. Oh, oh, madonna, la palla. Oh, il fottuto laser. Ma che poi, tipo, no, veramente. Giocate sto gioco. Cioè, io faccio così come un coglione. Ma fidatevi che se voi lo provate, lo fate anche voi. Non sono... cazzo. Madonna. Ah! Ah! Non ne ho toccato nemmeno uno. Che roba è? Finish. A posto. Va benissimo. Comunque ragazzi, per questo video era tutto, questo era Nitronic Rush. Andiamo un attimino al main menu, ok. Questo era Nitronic Rush, come sempre se vi è piaciuto invito a lasciare un bel like. Andatelo a provare questo gioco, che vi lascio il link in descrizione. E ciao ciao!
Minchia giocone!